Trasportare oggi, in collaborazione con DAF Start the Future. Amici in camion e fuori dal camion, ci siamo. Anche quest'anno siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno e quindi da Luca Barassi e da Ferruccio Venturoli un commosso saluto e un buon ascolto delle notizie di fine anno. Beh, intanto va detto che in queste settimane ci sono state le conferenze stampa di fine anno di quasi tutte le case, che hanno annunciato le proprie strategie per il 2024 e delineato quali, secondo ciascuno di loro, sarà l'andamento del mercato. Sì, e devo dire però che il mood è abbastanza comune: soddisfazione per questo anno un po' strano e altalenante, ma decisamente positivo, e un po' di preoccupazione per il futuro. Eh sì, perché proprio il balzo un po' sopra le righe del 2023 fa presagire un rallentamento per i prossimi mesi. DAF punterà decisamente sui carri e Paolo Starace, che ricopre anche la carica di presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, ha sostanzialmente detto che l'immatricolato 2024 sarà minore di quello di quest'anno. Dello stesso parere è Eduard Savelli, da 6 mesi alla guida del mercato Italia di Renault Trucks, che ha deciso di spingere sì in modo forte sull'elettrico, ma in modo strutturale e seguendo l'evoluzione del mercato. Entusiastiche le dichiarazioni di Mann, che ha chiuso in Italia il miglior anno di sempre con una crescita complessiva di oltre il 55%, con il 120% in più di truck venduti e il 66% in più di van. Davvero complimenti. Tra l'altro Mann ha anche inaugurato la propria nuova sede all'interno della struttura occupata dal gruppo Volkswagen in Italia. 1100 metri quadri di uffici e una pista prove di 15.000 metri quadrati. Lo sapevi che in Italia vengono rubati oltre 100.000 veicoli tra auto e scooter ogni anno? Proteggiti subito con l'antifurto satellitare selfie T-Lock.it. Lo attivi dal tuo smartphone e costa solo 99 euro. www.tlock.it. Continua a crescere, con cifre davvero record, il mercato dei veicoli commerciali. Secondo le ultime rilevazioni di Unrae, a novembre, con 19.150 immatricolazioni contro le 12.623 unità dello stesso mese del 2022, la crescita è stata del 51,7%, che è la più elevata dell'anno. I primi 11 mesi chiudono così a più 21,9%, con 178.806 unità contro le 146.696 del gennaio-novembre 2022. Per la fine dell'anno si prevede una crescita del 24,4% con 200.000 veicoli commerciali immatricolati, oltre 39.000 in più del 2022. Con un risultato del genere il mercato si riporterebbe finalmente al di sopra del risultato del 2019, che era più 6%. Sempre secondo Unrae, nel 2024 invece il comparto dovrebbe risentire degli impatti del rallentamento del ciclo economico, ma sarà però probabilmente influenzato positivamente dalle gare per il rinnovo di grandi flotte e da una certa disponibilità di contratti inevasi, per cui si ipotizza per il 2024 una crescita solo del 2,6% con circa 205.000 pezzi venduti. Nella galoppata del mercato è ancora a passo lento il segmento dell'elettrico, che arriva solo al 3,3%. Per parlare di commerciali leggeri abbiamo telefonato a Gianluca Zampese, direttore veicoli commerciali di Stellantis Italia, un gruppo che sta lavorando molto bene e che con i suoi 4 marchi punta alla leadership in Europa. Vai Luca! Buonasera Gianluca Zampese. Stellantis ha recentemente presentato la propria strategia Pro One, con la quale si candida leader dei veicoli commerciali entro il 2027. Ci può dare una panoramica della penetrazione di mercato di Fiat Professional ad oggi e gli obiettivi per il 2024? Allora, sì, grazie. Intanto buonasera a tutti. Ma sicuramente è fondamentale la scelta di Stellantis di costituire una business unit a livello mondiale che si occupa esclusivamente di veicoli commerciali. La nascita di Stellantis Pro One sottolinea tutta la volontà del gruppo di gestire veicoli commerciali con un'attenzione specifica nell'ottica di dare ai clienti professionali un chiaro punto di riferimento nel mercato. Oggi Stellantis è leader di settore nelle vendite di veicoli commerciali nella region Large Europe, con una quota di mercato pari al 31%, e in particolare leader indiscusso nel settore dei veicoli commerciali elettrici, con oltre il 40% di quota di mercato, affermandosi anche come azienda pionieristica sotto il profilo tecnologico, con l'alimentazione a idrogeno e carburanti alternativi. Per quanto riguarda Fiat Professional, posso parlare di cosa succede in Italia, dove consolidiamo la leadership nel 2023. Più di un veicolo su 4 in Italia è Fiat Professional. Per esempio nel segmento dei compatti copriamo la prima e la seconda posizione del podio con Doblò e Fiorino, mentre nel segmento dei large van registriamo una performance eccezionale di Ducato, che da solo raggiunge una quota vicina al 30%, a confermare la qualità del prodotto e del servizio che la nostra rete offre. E con questi presupposti è chiaro che le ambizioni per l'anno prossimo non possono essere che di migliorare, anche potendo contare su di una gamma totalmente nuova in linea con le esigenze dei nostri clienti.
Bene, allora per conoscere al meglio la strategia di Fiat Professional per i prossimi anni, restate con noi anche nella seconda parte della trasmissione. A tra poco! Trasportare oggi in collaborazione con DAF Start the Future. Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare Oggi on Air con Ferruccio Venturoni, Luca Barassi e al telefono Gianluca Zampese, direttore veicoli commerciali di Stellantis Italia. Per ottenere questi obiettivi, Fiat Professional ha messo in campo una gamma completa e innovativa che copre tutti i segmenti del trasporto commerciale. Qual è dunque il portafoglio prodotti messo in campo per l'utenza professionale? Abbiamo appena rinnovato completamente tutta la gamma di Fiat Professional nei principali segmenti di mercato, il compatto, il medio e il grande. È la prima volta che Fiat Pro presenta un lancio così importante che tocca inoltre sia le motorizzazioni termiche che quelle elettriche. Nel dettaglio i lanci sono stati nel segmento compatti il Doblò e il Doblò elettrico, nel segmento medio lo Scudo e lo Scudo elettrico e infine nel segmento grande il Ducato e l'equivalente Ducato elettrico. La nuova gamma è caratterizzata da un nuovo stile, calandre e nuovi fari anteriori, nuovo cockpit e nuovo volante, maggiore sicurezza con controlli integrati nel volante, sistema infotainment integrato nel nuovo display da 10 pollici, ADAS di ausilio alla guida di livello 2, ad esempio il sistema di lettura dei limiti di velocità e dei principali cartelli stradali, il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio e le telecamere posteriori. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo motore di ultima generazione con cambio manuale e automatico, con numerose soluzioni per ogni modello. In particolare per le motorizzazioni termiche abbiamo Doblò da 100 a 130 cavalli, Scudo da 120 a 180 cavalli e Ducato da 120 a 180 cavalli. Mentre per gli elettrici abbiamo Doblò e Scudo a 136 cavalli e il Ducato elettrico a 270 cavalli. Ecco, la transizione energetica resta naturalmente la sfida principale per i prossimi anni. Per agevolare questo processo la gamma ha naturalmente anche la relativa versione elettrica. In particolare il Ducato rappresenta il top di gamma per prestazioni e affidabilità, giusto? Sì, Ducato è stato profondamente rinnovato sia nel motore che nel pacco batterie. Con 270 cavalli di potenza massima e 370 km di autonomia in WLTP ciclo misto, rappresenta adesso il best player sul mercato. La scelta di Fiat Professional è dunque quella di mantenere, anzi di rafforzare la propria leadership attraverso un'offerta di prodotto completa e all'avanguardia. Le dimensioni e i volumi di carico rimangono invariati rispetto alle versioni termiche, arrivando rispettivamente a poco meno di 6,4 metri di lunghezza massima e 17 metri cubi di volumetria interna nel furgone lastrato di serie. Le combinazioni di body contano su due diverse lunghezze e tre altezze, complessivamente per le versioni furgone e cabinato, così da poter essere anche allestite in diversi modi, sempre con l'obiettivo di garantire continuità di business tra la gamma termica e quella elettrica. Anche su Ducato la tecnologia e la sicurezza sono poste in primo piano, con diversi contenuti aggiuntivi rispetto alla serie precedente. Tra i più importanti ricordiamo il freno elettrico di stazionamento, la radio nav da 10 pollici con tecnologia touch e gli innovativi comandi di guida assistita. Alle indubbie qualità del nostro prodotto si aggiunge poi l'elevata professionalità e la competenza della nostra rete di vendita, con consulenti professionali in grado di offrire sempre la migliore soluzione per i nostri clienti. Crediamo che Ducato possa essere la giusta risposta per tutte quelle realtà che vogliono prendere parte alla svolta ecologica, senza però rinunciare alla produttività, e che Fiat Professional, in quanto leader di mercato, abbia la responsabilità di guidare la transizione. Bene, grazie e allora buon lavoro per il 2024. Grazie a voi. Con tnservice.rent noleggi a breve e lungo termine qualsiasi veicolo, truck, semirimorchi, furgoni, auto, moto e van 9 posti. Pensa al vantaggio, pensa al noleggio. Scopri le offerte su www.tnservice.rent. E siamo davvero in chiusura di puntata e di stagione. Sì, e quindi a questo punto direi di ricordare sommariamente gli appuntamenti che ci aspettano nel 2024. Sì, si aprono le danze con il Letexpo dal 12 al 15 marzo a Verona Fiere, per poi trasferirsi a Milano per il Transport Technologies dall'8 all'11 maggio. Una primavera che si preannuncia davvero calda, con anche il tradizionale appuntamento di Misano per la prima tappa dell'European Truck Racing Championship il 25 e 26 maggio. A livello internazionale invece grande attesa per l'Oriadi a Hannover dal 17 al 22 settembre, per poi tornare in Italia a Rimini per Ecomondo il 5 e 8 novembre. Ovviamente il tutto sarà completato dal ricco calendario di eventi. Sì, ma di questo avremo modo di parlarne l'anno prossimo. Per adesso ringraziamo Gianluca Zampese per essere stato con noi in questa puntata e con lui i tantissimi ospiti di quest'anno, tutti voi che continuate a seguirci con passione, e quindi l'appuntamento è per giovedì 11 gennaio alla stessa ora su questo canale. Fino ad allora, stay tuned. E da parte mia, davvero buon Natale, buone feste e hasta la vista. Si ringrazia TN Torello, Transpobank e Fiat Professional.